Bisturi è un racconto di vita e di morte. Un bisturi che indaga il lato B della storia, piena di grandi personaggi, potenti e carismatici, raggiunti dall'oblio o dalla leggenda dopo una fine incredibile. Dopo una fine incredibile. Idoli cruenti, amanti disperati, utopisti condannati, folli creatori di bellezza in un racconto pieno di verità e immaginazione. Pieno di verità e immaginazione. Alla ricerca di quel foglio dimenticato, dove è la storia a scrivere le storie. A scrivere le storie. Una nobildonna, una gran dama, un'arrampicatrice, una prostituta, la donnaccia del papa, la papessa, la pimpaccia. Mentre la sete la divora, con la camicia da notte zuppa di sudore, una donna geme nel suo letto. Il bellissimo soffitto a cassettoni della sua stanza, che con un evoluto meccanismo a pulegge si può alzare o abbassare per scaldare o rinfrescare l'ambiente, è alto al massimo grado. Quei metri infiniti sembrano deformarsi nel suo delirio, un delirio concentrato su un unico pensiero: bere. Ma nessuno da quel giorno le porta più nemmeno una goccia d'acqua. Dei buboni scuri sono ora evidenti sul suo collo e proprio per quello tutto il personale, i servitori e i camerieri, l'hanno abbandonata. Quello è il segnale definitivo: quando appaiono bisogna scappare, lasciare le persone da sole. È così che rimane, lei che è già ai margini di quella società di sottane maschili su cui un tempo dominava. Gli ultimi amici, se così possiamo chiamarli, le hanno dato un po' di alessi farmaci, tra cui il giacinto e l'alcherme scaldo, antidoti alla malattia. Ma non hanno avuto nessun effetto se non quello di aumentare il suo bollore e la sua insoddisfabile sete. È la peste, ora che tutti sono scappati e l'hanno lasciata sola nello splendore del suo palazzo di provincia, solo la morte può lenire le sofferenze del contagio che in quel 1657 sta uccidendo Roma, il suo contado e molta parte del centro e del sud Italia. L'ultimo respiro lo riserva a ripetere a voce muta quelle parole, quegli insulti che ne hanno avvelenato la vita più del morbo che la sta uccidendo. Donnaccia, papessa, strega! Ora è all'ultimo passo. Non sa se fa caldo o freddo fuori dal palazzo. È fine settembre, forse su quei colli della Tuscia fa fresco. Ma lei non lo sa. Per lei c'è solo il caldo e l'arsura. Il risuonare di quegli insulti. Arrampicatrice senza scrupoli, prostituta, pimpaccia! L'odore in quella stanza che nessuno pulisce più da giorni è irrespirabile. La fine arriva nel peggiore dei modi. Donna Olimpia Maidalchini Panfili muore nell'oblio. Al Papa si fanno grandi funerali, anche se non sempre. E alla papessa? Chissà chi si ricorderà di lei.
Una donna che vive una vita piena e che sembra avere un grande potere non può che essere una furba che ha organizzato mille malefatte sin dalla nascita. Se poi non è figlia di un nobiluomo o di una grandama, il sospetto diventa fondato. Le storie sulla sua vita, verità accertata, il pettegolezzo, sentenza scritta nella pietra. Questo è ciò che si pensa nella società del XVII secolo. Ancor di più se si vive negli stati di Sua Santità il Papa, dove gli uomini, i maschi, dominano grazie alla benevolenza di Cristo. Olimpia nasce nel 1591. Sembra lontanissimo il rinascimento dei grandi papi, dei grandi artisti e dei grandi pensatori. Per di più lei nasce in provincia, proprio da una famiglia di origini non umili ma nemmeno aristocratiche. Per evitare la dispersione del patrimonio, soprattutto materno, il padre ha già un progetto in testa. Il progetto di tutti i piccoli borghesi con un minimo di eredità da conservare. Dare tutto al primo figlio maschio e nulla agli altri. E se sono femmine, mandarle in convento, visto che il lignaggio non sarebbe sufficiente per un matrimonio altisonante. Olimpia trascorre l'infanzia presso il convento di San Domenico di Viterbo, preparandosi ad un futuro con tonaca e velo, anticipata dalle sorelle Orsola e Margherita Vittoria, che diligentemente si fanno suore. Una cosa buona c'è nel passare l'infanzia in un convento. Per prepararsi ad una vita contemplativa bisogna conoscere le scritture ed è necessario un minimo di istruzione. Leggere e scrivere. Un'educazione lacunosa, ma già molto migliore della maggioranza delle donne contemporanee. Persino le più aristocratiche nobildonne da bambine sono passate per i conventi a scolarizzarsi alla bella e meglio, nonostante i cognomi altisonanti. La bella società delle dame romane è tutta una sequela di pochezza culturale e di educazione scricchiolante che solo la pratica, una bella dose di pudicizia e di silenzio imposto nascondono. Il padre, Sforza Maidalchini, capitano di Sua Santità, sta per chiudere le porte del convento dietro le spalle di Olimpia, ma lei sembra ribellarsi. La vita le piace, vuole viverla. È una ragazzina sveglia, ha molti interessi e curiosità e una personalità non comune. Sfida pubblicamente i suoi genitori, cercherà e troverà un gran marito, vedrete. La lotta contro le regole sociali sembra impari, preludio solo dell'ennesima delusione femminile. Eppure lei in quel convento non c'entrerà mai da suora. Negli anni si dirà che ha evitato il velo e il cilicio, accusando di molestie il religioso incaricato di inserirla nell'ordine monastico, che poi negli anni futuri di potere avrebbe addirittura fatto nominare vescovo, come un risarcimento retroattivo. Ma la verità è che Olimpia riesce a trovare un marito degno e a farlo suo con gran sorpresa dei propri genitori. Un matrimonio non combinato, un miracolo per l'epoca. A 17 anni si innamora e sposa Paolo Nini, ultimo membro di un'importante famiglia viterbese. Un matrimonio insperato e una fortuna economica acquisita molto più grande di quella del suo unico fratello maschio, a cui è riservato il patrimonio intero dei Maidalchini. Ma la soddisfazione e la felicità per quel matrimonio così importante dura poco. In 3 anni Olimpia perde il marito e l'unico amato figlio, Nino, ancora piccolissimo. Ma in un'epoca in cui la vita è breve e piena di insidie, la condizione di una giovane e ricca vedova non è poi così drammatica. Tanto che Olimpia si risposa in fretta e, se possibile, puntando ancora più in alto in tema di prestigio. Grazie allo zio, Olimpia conosce niente meno che Panfilio Panfili, appartenente alla nobilissima e importante famiglia romana dei Panfili. Un uomo già anziano per l'epoca, quasi cinquantenne, che apprezza però la schiettezza, la bellezza verace e la curiosità della giovane, e ovviamente ne gradisce grandemente la dote. Panfilio è il primogenito di una famiglia imparentata coi Borgia e nipote del compianto cardinal vicario di Roma Girolamo. Un matrimonio anagraficamente sbilanciato che però piace e va a vantaggio di entrambi. Nel 1612 vengono sottoscritti i patti nuziali
e Olimpia può entrare dalla porta principale nell'alta società romana, per cui forse è impreparata, ma da cui pensa non ha nulla da imparare. Si trova molto bene a Roma, nei palazzi che la famiglia Panfili possiede vicino a Piazza Navona. È estroversa ed empatica, costruisce solidi e cordiali rapporti con nobildonne e prelati, che la considerano una giovane sì di provincia, ma di bell'aspetto e soprattutto molto sveglia. Tra tutti, il rapporto più intimo è quello che instaura col cognato Giovanni Battista, fratello minore del marito, nemmeno quarantenne. È un prete, anzi un alto prelato della Curia Vaticana, destinato ad una bella carriera, vista l'importanza della famiglia. È considerato un talento del diritto canonico. C'è un tratto del carattere, pur nell'età ancora giovane dei due, che li contraddistingue e li avvicina. L'ambizione, anche se per il momento non sembra guidare del tutto le loro azioni. In realtà manca al quadro familiare perfetto una cosa: un figlio maschio, un erede che assicuri la prosecuzione dei Panfili. Anzi, due eredi maschi, magari. Uno per gli affari mondani e uno da avviare a quelli religiosi. Due figli che un giorno possano diventare uno principe e uno cardinale, come ormai nella tradizione di famiglia. Ma l'età del marito di Olimpia forse non aiuta. Nonostante questo, la speranza, dopo anni di tentativi, finalmente diventa realtà. Olimpia è incinta, dopo ben 7 anni di matrimonio. Ma quando nasce Maria Flaminia, una bambina, la delusione è cocente. La delusione viene parzialmente compensata da un prestigioso incarico al cognato Giovanni Battista. Viene nominato nunzio apostolico nel Regno di Napoli, ambasciatore del Papa, un incarico di rango, considerando che Giovanni Battista non è nemmeno cardinale. Panfilio e Olimpia lo raggiungono e per qualche anno abitano a Napoli in un palazzo adiacente alla Nunziatura, abbandonando le ville romane. Forse la serenità data dalla lontananza dalle beghe dell'urbe, o forse la ritrovata intimità, portano ad un lieto, anzi lietissimo evento. Il 21 febbraio 1622 Olimpia dà alla luce Camillo, il loro primo figlio maschio, colui che sarà destinato a continuare la stirpe. A Napoli Olimpia, più del marito, diventa strumento di grande strategia politica, tutta concentrata a rafforzare il prestigio della famiglia e del cognato. In soli 2 anni, dopo essere stato nunzio anche in Spagna, finalmente Giovanni Battista diventa cardinale, prima in pectore, cioè nel segreto delle stanze e del cuore del Papa, e poi riconosciuto pubblicamente nel 1630. Sono gli anni del papato di Urbano VIII Barberini, dell'espansione dello Stato della Chiesa dopo decenni di crisi, della Roma barocca di Bernini e della nuova centralità europea dello Stato del Papa. Olimpia continua a mantenere ottimi rapporti col cognato cardinale, che si stringono ancora di più dopo la morte del marito nel 1639, proprio l'anno in cui il cardinale Giovanni Battista diventa prefetto della congregazione per l'esecuzione delle decisioni del Concilio di Trento e successivamente vice camerlengo del collegio cardinalizio. Una vita di agiata vedovanza per Olimpia, di ricchezza e piani per il figlio e le figlie, che da qualche anno sono due, da destinare a matrimoni di altissimo lignaggio. Ma il 29 luglio 1644 avviene qualcosa di atteso e inatteso, di usuale e straordinario, come avviene da secoli, che cambia per sempre la vita di quella nobildonna ambiziosa, spigliata, ma fino ad allora in secondo piano nel film della grande storia vaticana. Urbano VIII, il Papa, muore dopo 21 anni di regno. La vita di Olimpia ha l'ennesima svolta, ma lei ancora non lo sa.
un conclave contrastato viene convocato per eleggere il nuovo Romano Pontefice. I veti incrociati immobilizzano le decisioni dei 57 cardinali con diritto di voto entrati nella Cappella Sistina. È agosto, il caldo è insopportabile. Addirittura il cardinale Guido Bentivoglio muore in pieno conclave e altri due si ritirano perché malati. Per 37 giorni le discussioni si rincorrono. Il cardinale Gil Carrillo de Albornoz oppone il veto spagnolo all'elezione di Giulio Cesare Sacchetti, che sembra ormai ad un passo dal soglio di Pietro. Il cardinale Giulio Mazzarino, che ha diritto di voto ed è ministro del nuovo re di Francia Luigi XIV, che ha appena 6 anni, corre a Roma non appena si diffonde la notizia che il cardinale Panfili ha qualche chance. Si sa che Panfili, in buoni rapporti con la Spagna, è inviso alla corte francese, che non lo vuole papa per nulla al mondo. Ma Mazzarino ritarda, il viaggio è lento e quando arriva a Roma per palesare il veto del re di Francia, Giovanni Battista Panfili è già stato eletto papa col nome di Innocenzo X. Se per Mazzarino e per la Francia è la massima disdetta, per una donna, la più intima amica del nuovo papa, che qualcuno comincia ad insinuare essere la sua amante, la vita cambia. Donna Olimpia Maidalchini, ora, è la persona più vicina a sua santità. Se finora ha represso, o meglio controllato, la sua ambizione, confinandola nei salotti della nobiltà capitolina, ora tutto cambia. Roma è ai piedi del nuovo papa. E lei gli è seduta accanto. I principi romani temono il nuovo papa. E la cognata, che dal primo giorno di regno mostra la sua importante e ingombrante presenza. Il giorno della cerimonia di incoronazione, il papa neoletto fa deviare il corteo per impartire la benedizione alla nipotina di Olimpia, che si chiama come la nonna, che staziona quotidianamente e in pianta stabile negli appartamenti papali, nelle cerimonie pubbliche e private del pontefice. Non c'è nomina che non passi dal suo assenso. Il posto cruciale di cardinal nipote passa prima nelle mani dell'unico figlio di Olimpia, Camillo. E quando questo decide di abbandonare i voti per sposarsi e gestire la famiglia, il ruolo passa al 17enne Francesco Maidalchini, figlio del fratello di Olimpia, fatto cardinale alla bisogna. Nonostante l'appoggio della zia, Francesco è giovane e immaturo, tanto che il papa è costretto a sostituirlo. Viene scelto comunque un lontano cugino di Olimpia, Camillo Astalli. Olimpia è ora, per volere papale, principessa di San Martino al Cimino, dove viene instaurato un suo piccolo feudo personale che visita quando è fuori Roma. Fa prelevare i soldi dalle casse papali per ingrandire il palazzo dei Panfili in Piazza Navona, dove risiede, e sempre coi danari delle casse pontificie fa costruire una villa in campagna fuori dalla porta di San Pancrazio. Nel suo feudo viterbese rinasce come palazzo signorile una abbazia abbandonata e sempre a San Martino nel 1649 fa portare persino la reliquia di Santa Francesca Romana, seguita dalla disperazione e dallo sdegno delle monache di Tordespecchi, dove la preziosa spalla della santa si trovava in precedenza. Le maldicenze non si placano e le battute satiriche di Pasquino si sprecano. Appesa alla statua Vox Populi viene scritta la battuta «Chi dice donna dice danno, chi dice femmina dice malanno, chi dice Olimpia Maidalchina dice donna, danno e rovina». Si diffonde la notizia che per abbellire Piazza Navona, in vista del giubileo del 1650, Innocenzo X pensi di far costruire una sontuosa fontana e che sarà Donna Olimpia a scegliere tra i progetti presentati.
Gli arcinemici Bernini e Borromini si dilungano e puzzecchiano in spiegazioni e realizzazione di modelli. Ma è Bernini che la spunta, grazie ad un modello in scala alto 1,5 m donato ad Olimpia, che ne apprezza più il peso massiccio in argento che il progetto. Il costo della riqualificazione della piazza è talmente alto per le casse statali che il Papa deve aumentare la tassazione sul pane. Tutto il popolo romano è d'accordo. La colpa è della papessa, della pimpaccia. Le maldicenze, la cattiva reputazione, l'odio del popolo prendono di mira più il fatto che tale potere sia accentrato nelle mani di una donna di quanto sia lo scandalo per l'avidità e la corruzione, in tutto e per tutto identiche ai comportamenti dei potentati maschi che l'hanno preceduta. Impossibile per i costumi dell'epoca sopportare che una femmina possa così dominare la scena. Molto probabile anche che le supposte influenze della donna si limitino all'edilizia principesca di famiglia o ai sotterfugi per piazzare parenti e conoscenti in posti influenti. Le redini del potere politico, soprattutto nelle faccende internazionali, rimangono saldamente nelle mani di altri, il segretario di Stato Panciroli e il cardinal nipote Astalli, con cui, nonostante la parentela, donna Olimpia non va assolutamente d'accordo. Il Papa e Astalli le impongono addirittura di lasciare Palazzo Panfili in Piazza Navona per lasciarlo al cardinal nipote. Nonostante gli alti e bassi nei rapporti personali, che comunque non arrivano mai a isolare completamente Donna Olimpia, a metà del 1654 il Papa e la Maidalchini correggono definitivamente i loro testamenti, nominandosi reciprocamente eredi. Il Papa non nasconde segni di stanchezza. Ha 80 anni ed è ormai malato. Il 14 dicembre, di ritorno da una passeggiata nel giardino proprio della villa dove vive Olimpia, Innocenzo X ha un mancamento. Si corica a letto. Non si alzerà più. L'agonia del vecchio pontefice dura 3 settimane. Olimpia sente che la fortuna sta per svanire e tenta un estremo accesso al pontefice, ma il cardinale Fabio Chigi, segretario di Stato, le vieta l'ingresso negli appartamenti papali. Il Papa è incosciente e non può opporsi. E per tutti gli altri è troppo sconveniente che una donna, e in particolare lei, si avvicini al Santo Padre che sta lasciando questa terra. In realtà tutti hanno paura, non a torto, che Olimpia possa frugare e trafugare documenti o denari nascosti. Il 7 gennaio 1655 Innocenzo X muore e con lui finiscono definitivamente le fortune di Olimpia Maidalchini. Le fonti seicentesche si scatenano nel descriverla prona sui forzieri delle ville papali, intenta ad arraffare monete e gioielli in un ultimo predatorio istinto. Si scrivono biografie che si concludono raccontando come «Ella trasse di sotto il letto papale 2 casse piene d'oro, se le portò via e a quanti le chiedevano di partecipare alle spese del funerale del Papa rispondeva «Che cosa può fare una povera vedova?» Ma se il bando del cardinal Chigi esclude tali ruberie, è sicuro comunque il disinteresse dei congiunti per le esequie del Papa, che vengono tenute in forma estremamente semplice, frugale. Olimpia pensa di poter giocare ancora una certa influenza, si accorda con prelati ammessi al conclave per sapere come stanno andando le cose. Uno di loro, scoperto a riferire all'esterno i segreti della Cappella Sistina, finisce addirittura in catene a Castel Sant'Angelo.
Un mese dopo, Olimpia nulla può fare contro l'elezione del suo più acerrimo nemico, proprio quel Fabio Chigi che le aveva chiuso le porte della stanza del cognato morente. Il 7 aprile 1655 Fabio Chigi diventa Alessandro VII. Per Olimpia i sogni di potere, questa volta, sono davvero finiti. Il nuovo papa è velocissimo nelle decisioni contro Olimpia e i Panfili. Lei è spedita in esilio prima a Orvieto, poi a Viterbo e infine nel suo minuscolo feudo di San Martino al Cimino, e il figlio Camillo deve barcamenarsi per non perdere tutti i beni di famiglia. Il 1656 è l'anno dell'arrivo della peste. Roma, nello splendore barocco a cui Olimpia ha contribuito, si svuota e le campagne si contaminano. La pandemia dilaga. Per lei gli ultimi giorni sono miserabili, abbandonata da servitori e persino dai figli, preoccupati dal contagio e di quella madre così invisa a nobili e popolani, sicuramente oltre le sue vere colpe. Solo pochi anni prima, Diego Velázquez, pittore ufficiale della Real Casa di Spagna, molto quotato e apprezzato, aveva dipinto uno dei più famosi ritratti di un papa di tutti i tempi. Innocenzo X è seduto su una sedia in velluto e oro, con un'espressione stanca e maligna, che nel 1953 ha ispirato un grande pittore contemporaneo, Francis Bacon, a trarne uno studio anch'esso famosissimo. Il volto e il corpo del Papa si dilatano in tratti verticali, come in un urlo stracciante, in una deformazione satanica. L'11 luglio del 1650, e cioè un mese esatto prima di ritrarre Innocenzo, Velázquez aveva dipinto un altro quadro, anche in questo caso un quadro dai tratti crudeli. Il volto tumefatto e arrossato di una donna nobile, con un velo leggero sulla fronte, sfatta dai bollori dell'estate romana, il potere messo a nudo. E il ritratto di donna Olimpia Maidalchini, la papessa. Ma il dipinto, all'estinzione dei vari rami della famiglia Panfili, nel Settecento non si trova più. Viene dichiarato perduto, dimenticato come la donna ritratta. Una disdetta per l'arte o forse una fortuna per la memoria del viso di quella donna, scampato probabilmente ad un altro crudele studio su tela di Francis Bacon. Il quadro, piuttosto malconcio, riemerge miracolosamente alla fine del Novecento da uno scantinato, tra dispute e critiche sulla sua attribuzione. Solo nel 2019 la casa d'aste Sotheby's lo mette in vendita, valutato tra 2 e 3 milioni di sterline. Olimpia Maidalchini, per l'occasione, torna ad essere raccontata. Chi è la donna di quel ritratto? Cosa racconta quel volto imbronciato ed oscuro? Lo compra un riservatissimo privato, che lo tiene per sé, nascosto. Il quadro e la donna ritornano nell'oblio da cui sono arrivati. Olimpia Maidalchini Panfili è stata una donna ambiziosa, furba, forse gretta, ma altrettanto capace e abile, tanto da non poter essere sopportata da un'epoca solo maschile, che l'ha sicuramente troppo denigrata con pettegolezzi e leggende malevoli, solo suggerite da un velo sottilissimo di verità.
Ancora oggi a Roma si racconta una di queste leggende, la più strana e fantastica. Il fantasma della papessa, ogni 7 gennaio, data della morte di Innocenzo X, riappare nei pressi del palazzo Doria Panfili sulla via Aurelia, detta via dei tiradiavoli, a bordo di un carro infuocato spinto verso le rive del Tevere da un nugolo di demoni inferociti che lo immergono nelle profondità dell'inferno. Un inferno per lei forse immeritato, ma comunque senz'altro popolato da molti che in vita l'hanno così risolutamente odiata. History è ideato e narrato da Andrea W. Castellanza, prodotto e diretto da Paolo Righi per nwfactory.media, la casa dei podcast di Never Was Radio.